Cosa conta davvero per essere assunti e per avere una posizione da insegnante? Come abbiamo detto, non soltanto entrare in graduatoria, ma soprattutto avere un punteggio adeguato e raggiungere le prime posizioni. Un modo per guadagnare punti utili per arrivare nelle prime posizioni della classifica è continuare a formarsi, arricchendosi e facendo accrescere il proprio bagaglio culturale, magari ottenendo certificazioni. In questo video parliamo del CLIL, è una certificazione linguistica ed ora ti spiego perché aiuta ad aumentare il punteggio in graduatoria. Ciao e benvenuto su Alteredu. Io sono Alessandro e su questo canale trovi tante guide e consigli sul mondo della formazione e del lavoro. Infatti Alteredu è la più grande piattaforma di corsi online certificati in Italia, con un catalogo di oltre 800 corsi online. Il nostro obiettivo è quello di dare alle persone e alle aziende la formazione professionale che cercano per migliorarsi e certificarsi. È scontato dire che la conoscenza della lingua inglese è da considerarsi ormai indispensabile, sia nel contesto formativo che in quello professionale. Le certificazioni linguistiche servono a questo, a garantire una preparazione adeguata e a certificare che questa preparazione è valida e riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, valida anche e soprattutto per collocarsi professionalmente. Una di queste certificazioni è il CLIL, ovvero Content and Language Integrated Learning, un metodo che viene diffuso e appreso tramite specifici corsi. Il metodo prevede l'apprendimento della lingua tramite lo studio di contenuti delle materie standard della scuola nella lingua in questione. Facciamo ora riferimento alla tabella delle graduatorie provinciali del 2020-2022, che riconosce al CLIL un punteggio non indifferente. A seconda del livello di lingua d'inglese che si è raggiunto, il punteggio aumenta. Se possiedi il CLIL in una certificazione linguistica di livello B2, il tuo punteggio sale di 6 punti. Se al CLIL affianchi una certificazione di livello C1, i punti diventano 7, fino a un massimo di ben 9 punti se possiedi una certificazione di livello C2. Il metodo CLIL si integra nel normale svolgimento didattico, attraverso l'insegnamento di alcune discipline curriculari. Non è un insegnamento di lingua straniera così come lo si immagina, non è insomma una lezione di inglese, ma l'insegnamento di una materia non linguistica, come possono esserlo la storia o la fisica, in una lingua straniera, inserita all'interno del piano studi dello studente o della studentessa. Molte scuole, non solo istituti secondari, hanno provato ad attuare questo metodo, avviando alcune interessanti sperimentazioni. Dal punto di vista didattico viene sottolineato il fatto che questa metodologia è funzionale sia per l'apprendimento della disciplina che per quello della lingua, offrendo quindi duplici vantaggi. Ruolo centrale per la diffusione svolge il docente CLIL, che deve possedere un profilo ben specifico, ovvero caratterizzato da competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ovvero il QCER. E competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento universitario del valore di 60 CFU per i docenti in formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio. Se vuoi ottenere il CLIL, sappi che su Alteredu puoi trovare il corso di perfezionamento dedicato, che ha come obiettivo l'apprendimento dell'uso integrato di nuovi strumenti che possano proficuamente essere introdotti e affiancati alla didattica tradizionale e alle pratiche di insegnamento nella scuola. In particolare, il corso di perfezionamento è incentrato su tre diverse metodologie: web learning e didattica multimodale, flipped learning e metodologia CLIL, appunto. Questo corso di perfezionamento ha una durata di 1500 ore, è suddiviso in 16 moduli per un totale di 60 CFU e rilascia un punto in graduatoria docenti. Stesso discorso vale per il master sul CLIL di Alteredu, a cui puoi accedere con laurea triennale, magistrale o specialistica. Vale sempre un punto in graduatoria docenti ed ha uguale durata di 1500 ore. Tuttavia è diviso in soli 6 moduli che in totale raggiungono anch'essi 60 CFU. Il metodo CLIL quindi non è solo un buon modo per ottenere punteggio, ma è anche e soprattutto una metodologia innovativa per l'insegnamento funzionale all'apprendimento della lingua straniera, un requisito che ogni studente e studentessa dovrebbe possedere. Su Alteredu trovi il corso di perfezionamento ed il master dedicati al CLIL ed i link sono tutti in descrizione, quindi visita subito il sito. Se hai altri dubbi, lascia un commento e se il video ti è piaciuto, condividilo e iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!